A voi tutti che festeggiate la vostra giornata, io rivolgo un cordiale saluto e l'augurio che sempre più numerosi compagni vengano a raggiungervi in seno di un più diffuso benessere. Questa è la conclusione del discorso che il ministro del lavoro, eccellenza Achille Marazza, ha pronunciato alla radio italiana in occasione della giornata della Vespa il 6 maggio 1951. 20.000 vespisti di tutta Italia, da Trieste a Palermo. 12 città fanno una rete che stringe l'Italia per tutta la sua lunghezza. È la giornata della Vespa. Ai 20.000 di quella giornata di sole, questo documentario è dedicato. Ponti del biondo Tevere, oggi siete strada per ospiti nuovi, sconosciuti a voi che pur sapete lo scorrere dei secoli, inarrestabile e silenzioso come quello del vostro fiume. Ma non tarderà la presentazione. Gli ospiti nuovi sono le Vespe, veicolo dell'oggi e dell'avvenire. Tutti presenti al raduno, via al rifornimento degli uomini. I motori non sono tanto impazienti. In 1800 sono venuti per le strade del Lazio che ricalcano le vie dei Romani. Se Fabio Massimo avesse avuto la Vespa, non avrebbe temporeggiato nemmeno lui. Si sarebbe ubriacato di velocità. Facile, vespista, correre dove l'asfalto ha disegnato binari lucenti per le piccole ruote del tuo scooter. Buttati nella mischia della gincana e qui si parrà la tua nobilitate, che è poi la fedeltà del tuo mezzo, poiché lasciarti solo a sbrogliartela in un momento così difficile sarebbe grave da parte sua. Strade, inutile cercarle qui. Non stupiremmo di vedere il vespista trarre dal suo bagaglio corda, picozza e ramponi. Arrivare in fondo, questo è il punto. Per il pivellino sbadato, il bilico è rigoroso come la bilancia della giustizia. Ma sia lesto a ripulirsi, suona l'ora della sfilata. Bellezze di Roma antica e nuova, schiudete il vostro sorriso. Passa rombando la colonna della gioventù. Anche chi ha passato i 50 oggi è giovane in virtù del suo argenteo destriero. Anche il vecchio Colosseo è ringiovanito nello spirito dal passare della parata. Fossi nato oggi, dice, e sarei un motovelodromo. Seconda pagina del libro delle città. E dal cuore delle sue case si affaccia a curiosare il Duomo di Milano. La benedizione della Madonnina a chi ha fatto meta del suo viaggio le torri medioevali del Castello Sforzesco. Fluttuano da tutte le strade le 3.000 vespe al raduno. Generosa la Lombardia le ha inviate qua dalla pianura, dalla collina, dai monti che la delimitano. Preziosa Vespa, poiché per migliaia di lombardi la Vespa è strumento di lavoro. Le annose mura, drappeggiate d'edera, racchiudono nel castello, dove regnavano un tempo il cicaleccio dei cortigiani e il canto degli armigeri sforzeschi, il sorriso argentino delle vespiste e la canzone di mille motori. Nessuna cavalcata ha mai avuto una partenza così rapida. E questo incamminarsi veloce per le strade di Milano ha una sua ragione. L'aria aperta, anche tra le molte mura di una metropoli. E il mezzodì già arrivato a ricordare che non di sola Vespa vive l'uomo. E al Palazzo dello Sport, le bianche tavolate si inseguono nella nostra panoramica come le ondate del più vasto oceano.
Un oceano pacifico, ecco. Perché non v'è nulla di più pacifico del vespista a tavola. E alla fine ci vorrà un brindisi anche per te, Vespa carissima. Alzeremo lieti una coppa colma di sprizzante e scintillante miscela, 100 di questi giorni. Da un capo all'altro di Milano la sfilata pomeridiana. Le guglie sono ancora sul nostro cammino. Preannunciano augurali la scena d'insieme che attende i vespisti accolti dal sole di Piazza del Duomo. I milanesi han fatto ala per chilometri di strade. E sono stati chilometri di sorrisi e simpatia, come può essere quella dei milanesi per un grande prodotto dell'industria italiana. Dall'altro capo della città è giunto il richiamo del Forlanini, l'aeroporto di Milano. Per giungere fin là le 3.000 vespe han fatto una siepe semovente nel bel mezzo del lungo rettifilo. Dai il benvenuto un bimotore anfibio P136. È un Piaggio e in fondo della Vespa non è che un fratello maggiore. Le sue non sono ali d'insetto ma di aquila, di vera aquila. E la Vespa per scarrozzare fra le nubi dovrà chiedergli un passaggio. La marchesa Carina Negrone è madrina dei vespisti per il battesimo dell'aria. E il nostro viaggio è giunto ormai all'ultima tappa. In genere, in un viaggio, questa è la parte meno interessante, perché l'ansia di ritrovare finalmente la casa è ben più forte dell'entusiasmo di cercare cose nuove. Ma qui è diverso. Lo spirito sportivo dei vicentini che ospitano e dei loro corregionali ospitati conquista tutti. Le vespe sono venute fin qui, così dagli isolotti della laguna veneziana come dalle montagne bolzanesi. Han coperto chilometri a centinaia per potersi ritrovare. Ed ora vanno. Vanno per una lunga strada al luogo di raduno. Scivolano leste senza un attimo di posa verso il centro della raccolta. Qualcuna di esse è partita stamane all'alba dal suo paesello affacciato alla visione delle Dolomiti. Eppure non è stanca di andare. La strada è il suo mondo, il suo elemento, come l'acqua per il pesciolino o il fuoco per la salamandra. A poco con l'avvicinarsi a Vicenza, le mille strade si son fatte una sola, verso il piazzale del raduno. E questa strada è un fiume di motoscooters. Il piazzale è ora al completo. Guardatevi intorno e non vedete che vespe e vespisti, macchine e piloti. Si sono raggruppati in 1500, in animata assemblea. Anzi, per dire il termine giusto, dovremmo ammettere che questo è un vero e proprio vespaio. Musica e ballo. La giornata della Vespa è anche una rassegna di costumi, di tradizioni, di folklore. E qui è tutto l'animo vivace e arguto della gente veneta. Dal raduno, giù tutti alla pacifica conquista di Vicenza. Sfilano, rappresentate dai vespisti, le operose città del Veneto, da Padova a Udine, da Treviso a Verona, da Bolzano a Rovigo, da Trento a Belluno. Montagna e pianura, la Vespa non ha limiti alla sua espansione. Dove vuol passare, passa col trionfo della sua perfezione.
leone alato e gondole. Questa è Venezia che passeggia sulla terraferma. Del Veneto siano propizie a chi le affronta fiducioso per lavoro o per svago. Renzo Castagneto, ospite d'onore, estrae a sorte i premi per i radunisti. Ed anche a Vicenza, infine, la giornata della Vespa è incamminata sui binari del successo. Ora possiamo ritirarci anche noi. Su migliaia di chilometri, la Vespa ha vissuto in una giornata il suo trionfo di un anno. E questa volta la parola fine ha un significato squisito. Arrivederci.